La puzzetta più grande del mondo di Raffaello Ordóñez e Lord Fay. L'elefante giunse al fiume. Le sue zampe affondarono nel fango, sentì il fresco e chiuse gli occhi dal piacere. Mise la proboscide nell'acqua e si mise a bere lentamente. Che buona, che bene si sta qui, che tranquillità. Proprio in quel momento si sentì un rumore sgradevole. Blup. L'elefante guardò verso il fiume e vide una gran bolla che si sgonfiava e lasciava scappare una puzzetta. Una puzzetta enorme di un ippopotamo gigante che in quel momento tirava fuori la testa dall'acqua. L'elefante pensò che l'ippopotamo era uno sporcaccione, anche se la puzzetta sottomarina lo aveva fatto ridere. In più, era già da un po' che sentiva un doloretto nella sua enorme panciona. Guardando l'ippopotamo, fece una puzzetta gigante che suonò come un piccolo tuono. Prrr! I due grossi animali risero un bel po'. In quel momento arrivò una giraffa che si avvicinò a bere senza nemmeno rivolgere a loro lo sguardo. Ma quando abbassò il collo per bere, sollevò il sedere e, ovvio, le scappò una puzzetta. Una puzzetta che non fu tanto forte, ma molto lunga. In quel momento, una scimmia un po' pazzerella si appese a testa in giù. Attaccata a un ramo di un albero, ridendo forte, esclamò: «Che varietà di puzzette! Siete proprio maestri di fiati!» La giraffa arrossì. «Quando vi ho sentiti, mi è venuta un'idea», continuò la scimmia. «Potremmo indire un concorso di puzzette!» I tre animali si guardarono e allora si sentì il vocione del coccodrillo. «Perfetto, io sarò la giuria!» La scimmia sparì tra gli alberi, gridando: «Domani, concorso di puzzette, al fiume, a mezzogiorno, concorso, concorso di puzzette!» E in pochi minuti lo sapeva tutta la giungla. Il giorno seguente, alcuni animali si erano già riuniti in riva al fiume. Dopo un po', la scimmia pazzerella cominciò a gridare: «È mezzogiorno!» Il coccodrillo nuotò verso la riva e proclamò: «Che il concorso abbia inizio!» Il rinoceronte si mise in mezzo a tutti gli altri animali e, senza dire niente, fece una sonora puzzetta. Prum! Non fu un'esplosione, ma si poteva definire una puzzetta grande, 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 come lo stesso rinoceronte. Tutti gli animali applaudirono strepitosamente. Il rinoceronte era molto contento. L'ippopotamo, dentro il fiume, chiuse un pochino gli occhietti, mosse le orecchie e sganciò una bomba sottomarina, una grossa bolla che scoppiò dietro di lui. L'applauso fu spettacolare. L'ippopotamo sorrideva compiaciuto. In quel momento arrivò la zebra e disse: «Spero che teniate conto della differenza di grandezza dei partecipanti e non mi paragoniate alla puzzetta del rinoceronte. Sono sicura che saprete apprezzare la delicatezza del mio intervento». E detto questo, sganciò una serie di piccole puzzette della stessa durata che sembravano petardi. Prr, 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 prr. Dopo i grandi applausi alla zebra, arrivò il turno della gazzella, che era un po' nervosa. Quando vide come il leopardo la guardava, sorrideva e si leccava i baffi, la poverina non riuscì a trattenersi e le scappò una piccola pallina. Plop! «Squalificata!» disse il coccodrillo. «Questo è un concorso di puzzette!» Il gorilla, battendosi il petto, ottenne un gran silenzio. Si girò lentamente guardando tutti gli animali e fece una puzzetta quasi impercettibile. Psss. Nessuno applaudì. Un piccolo riccio disse: «Puzza puzzetta, non è di gorilla, è di scimmietta!» Tutti scoppiarono a ridere.
Il gorilla, imbarazzato, se ne andò in tutta fretta. In quel momento arrivò il leone spingendo la leonessa. «No!» protestava la leonessa. «Anche se sei il re della giungla, non puoi chiedermi questo. Se ti vergogni, ti arrangi, e se vuoi vincere questo ridicolo concorso, la puzzetta la fai tu!» L'elefante approfittò della confusione e si mise al centro. Si strinse la pancia e sganciò una enorme, colossale, strepitosa, mostruosa, una super puzzetta che scosse tutti gli animali. Pum! Quando cessarono gli applausi, il coccodrillo chiuse gli occhi. Poco dopo li aprì e disse: «Dopo un'intensa e profonda riflessione, la giuria ha deciso che...» Non riuscì a terminare la frase. In quel momento si sentì un suono tremendo, come l'eco di un cannone. Prum! Il cielo si lacerò, la terra tremò, i fiumi piansero. Si sentì la puzzetta più grande, potente e tremenda che mai prima d'ora si era sentita in tutto il mondo. Tutti gli animali, stupiti, andarono verso il punto di origine di quel suono così straordinario. Fu il rinoceronte che, spostando un cespuglio, scoprì da dove veniva la puzzetta più colossale che chiunque avesse mai sentito. Lì trovò un topolino che si massaggiava il pancino. «Sei tu che hai fatto la puzzetta?» chiese il coccodrillo. «Tu! Sei stato tu!» continuarono a chiedere il leone, la gazzella, l'elefante, il rinoceronte, la giraffa e la scimmia. «Non è possibile!» dissero in coro gli animali. Il povero topolino, molto imbarazzato, cominciò a tremare. A chi importava se aveva fatto una puzzetta o no? Ma dal momento che continuavano ad insistere e ad assillarlo, non riuscì più a trattenersi e gridò con tutta la forza che aveva, con la sua vocina da roditore: «Sì, sono stato io, ho fatto io quella puzzetta, che mi faceva tanto male il pancino!» La scimmia concluse: «Puzzetta da roditore, puzzetta da vincitore!» E tutti si misero a ridere. Fine.